sono da calde come la chiadaglia, ti sono da calde come la chiadaglia, i saggiacato d'orma pedagoggia, i saggiacato d'orma pedagoggia, lo spettino da un sonno bella mia, calo troppa dormia da vent'anni. Facciamo della pasta, portare cose a me con la rivalda. L'acqua su che lo so mamma, l'acqua su che lo so mamma. E questa sono le strosce all'usandica, e questa sono le strosce. Sapevo che andava, per esempio, io avevo sopra la chitarra, io già lo conoscevo, e dicevo, ma che lì, per esempio, è una canna. Perché ognuno esprimeva le cose belle che sapeva, perché non tutti sapevano cantare sopra le chitarre, perché la chitarra deve prendere la tonalità, deve prendere la melodia. Se non prende la melodia, par brutto. Questo vino è bello e alante alla salute di tutti quanti. Muovendo un putatore vigilante, c'è la stronca buona saramente. Alberi dritti e vita storta. Chi dice meno del vino, merda la morte, è per salute! Buonasera, maestra! Musica! È giusto, eh! Papagnese! Musica, maestra! Thank you.
Lugano ha una tradizione musicale antichissima. Monte Sant'Angelo da secoli è meta di pellegrinaggi e qui è un punto di passaggio per la transumanza. Poi negli anni passati si commerciavano funi con Napoli, quindi Monte è stato un centro di raccolta e di smistamento delle culture popolari. Si veniva a piedi con i carri, con i muli, e si sostava per più giorni e la sera non c'era né TV né radio né altre distrazioni, quindi si suonava insieme e c'era questo scambio culturale ed era anche un modo per affrontare le fatiche, perché la tarantella del Gargano è faticosa da ballare, ma dà anche una carica per chi la suona e chi la balla. Oggi qui celebriamo la tarantella del Gargano, omaggiamo la tarantella del Gargano, musicisti del Gargano, suonatori, danzatori di tarantella, musicisti di chitarra battente, tamburello, castagnolo, fisarmonica, armonica a bocca, violino, mandolino, formeranno un'orchestra popolare dove accompagneranno i veterani della musica popolare, i cantori che sono i massimi esponenti della tradizione musicale Gargano. Sono come quelli che ci sono oggi, chitarra, tambor e nacara. La cosa della battente mi sembra una chitarra costruita quasi a Carpino, quasi a Carpino, però non è nata a Carpino la costruzione, è nata a Cerignolo. A Cerignolo l'ha fatto uno di Cerignolo, che poi è stato anche in America. E dunque poi le persone prima andavano alle fiere, no? Allora uno di Carpino, un certo Spolopottone, per soprannome, ha visto la chitarra, ce l'ha comprata e l'ha costruita pure lui. Tamburello pure a Carpino, stanno quelli che li facevano allora e li fanno pure oggi. Questa eccetera, la pelle delle crapette è un po' meglio perché mangia la frasca. La frasca è un po' dura, la pelle è dura. Invece la pelle mangia erba. Questo è mista ieri qua. Già ti spiego, vai! Vai! Beh, è sempre quelli, Quali sono? Vamo già imparare! Attualmente sul Gargano abbiamo rilevato diversi tipi di chitarra battente. I modelli più usati e quelli più antichi sono la Boracino e quella di Carpino. Boracino quindi produceva essenzialmente due modelli, un modello più grande e uno più piccolino. Ma innanzitutto la chitarra Boracino come forma mi ricorda molto gli strumenti dell'Ottocento, tipo anche certe chitarre classiche, più che altro di transizione tra la fine del Settecento e l'Ottocento. Il manico ovviamente in abete, a differenza di quello che uno potrebbe pensare, in realtà è un legno che resiste bene alla trazione delle corde. Infatti ho visto chitarre Boracino vecchie, comprese una delle più vecchie ho visto è la Luigi Boracino dell'Ottocento, che è in perfettissime condizioni. Quindi era rappresentata pure da una lavorazione interna molto scarna. La tastiera deve essere sullo stesso piano della tavola armonica, questo per avvicinare il più possibile le corde alla tavola armonica, anche perché la chitarra battente nel suo modo di suonare
si fa uso di una sorta di rasgheato, il quale va a picchiare spesso e volentieri la tavola armonica. Infatti le tavole armoniche delle chitarre battenti sono abbastanza rovinate, sia della Carpinesi che della Boracino, sono decorazioni in cartoncino. La chitarra battente è uno strumento leggerissimo. La Boracino, senza le meccaniche, pesa circa 600 grammi, quindi è uno degli strumenti più leggeri che stanno in tutta la cultura europea, perché se non è leggera, non suona. Quindi io ho avuto sempre come riferimento le chitarre di Rocco Cozzola, cercando ovviamente di migliorarle nella costruzione, insomma, rendendole più simmetriche nella forma, rendendole più maneggevoli, più leggere, più precise nell'intonazione, usando solamente soltanto colla animale. Ho cercato di migliorarla, insomma, ma per me come riferimento la chitarra di Carpini è Rocco Cozzola. Quando è finita la guerra, là, ha cominciato a fare la chitarra, la francese, e sono entrato lì, ho fatto il giovane pulito. Papà, mi fa, ma è la chitarra? Quindi mi facevi, tu la guarda, tu t'ambarà. Guarda come faccio io, ti imparo tu. E io guardavo a padre come facevo le chitarre. Questo è un pennello, ma questo poi è tosto, beh. La ogni e ci metto la carta per sopra. Però un ferro arricciuto, E questo. La gola, con ferro chiuso, qua ci ferma, bolla, e ci fecca dentro qua, capito? Imbarato! Capito? Anche questi. Ce l'ho portato per di tono, il legno. Che intruppo di quella cosa è per di tono. E me detto che qualche macchia, però tengo la voce che tono. E per intruppare quella cosa non sta bene. Può fare il tamburello, può fare le chitarre, può fare tutte. Speriamo. Che era così una volta. Questo poi quando l'allente, come l'allente, c'è dritto e viene tonno. Ha capito come fa? L'ha dritto come ci fa? La chitarra battente va suonata per accordi, però fa canto e accompagnamento insieme. Può fare l'un e l'altro. Proprio per la questione del rasmeo, della pennata che poi viene data con la mano. Allora il rasmeo è praticamente, può andare oppure e ti va praticamente, ti dà la chitarra. La cosiddetta, ed è detta battente perché si batte sulle corde. Sulla cassa. Beh, la chitarra classica la pizzichi e quindi è un tantino diversa. La chitarra battente deriva dalla chitarra barocca, che ha 5 cori doppi,
Manca l'accordatura similare, perché manca il mi basso, per esempio, e la corda più grave sta nel centro, che è il sol, la terza, il coro, diciamo, più basso come tonalità, come suono. Questo tipo di chitarra qua sta per quello, no? In Puglia, quello lì praticamente, diciamo che quasi non esiste, però quella è la chitarra battente, quel tipo di chitarra. Sta nel museo a Castello Sforzesco a Milano, che poi ci sono stati francesi, quindi ecco la chitarra francese, la chitarra battente, perché poi l'uno si accavalla all'altro e via dicendo. Cioè, non sono tutte derivazioni che noi abbiamo dalla storia, insomma, è una questione storica, una questione di derivazione prettamente storica. Che viene acquisto qui? Viene attaccato qui e poi anche di collo. A quella carnice, ora la chiamano collo di pesce. E qua ci metto un capo d'asta, poi. A Don Gesù, quello è avuto un bagno. Qua ne ha fronte. Che grosso. Barato. Buonasera mamma, buonasera dottora, noi chiamiamo la dottora. Hai capito Mario? Io per ieri che mi droga, ma cantava, mi sta fatto cantare. Uè chi vuoi manice? Chi vuole un giorno fanoccio, godore della gelsomina, faccio da bella mia, non mi faccio disperare. Femmine del paese, accattate con la sua mente amica e buona, l'unica qualità. Ma qui quando i biscotti, in la maretta, in due ciambelle, in tutte le qualità del pastarello, taranga, taranglina, taranguccia, i che su mente dei mattiucci. Quei bella fe, ce n'ha mai io, non ce n'ha mai, miei amici, t'ha fatta la vesta rossa, quando cammina per fare la rossa. Io ti dico bella mia, piano piano andiamo. Ci viene un po' maghetto, ci mettiamo in qua fattura. A me vedo un po' schietto, ci mi faccio leggere. A me faccio un altro pure senza sapere. Petto fine, petto rosso, sono bene, manco morto. E attenta mi si viene, se fa vita brutta. Ma la femma viene succede, cavamo succede. Del segno, e quando una ragazza amava la ragazza, poi dopo nasceva qualche equivoco, insomma, una sciarra, come quando. Allora una ragazza, per espressarla, gli portava la serenata di sdegno, però non proprio vicino alla casa, un po' lontano dalla casa, altrimenti potevano nascere le questioni. E gli portava lì che andavano questi canti di sdegno. Qua c'è un mungello in cialanù, stavamo andando che non mi ha voluto. Intuito il giardino, sarebbe fatto l'amore. Intuito il giardino, ci sono state. La meglio portagallo, me l'ho mangiata. Un meglio romungello all'estero parte. Chi vuole tracì adesso a fare l'amore? Che tracessi? Io mi sono cresciuto. Ci troviamo sul lago di Varano, nel comune di Carpino, in compagnia qui con un gruppo dei cantori di Carpino.
noi giovani ci ricordiamo dei loro racconti che durante il loro, un lungo viaggio che abbiamo fatto insieme ai tre grandi maestri dal 1997, quindi siamo stati sempre vicini e ci siamo fatti raccontare un po' di questa che, è la cultura tradizionale di Carpino. Quindi i sonetti di Carpino, la tarantella, i tre stili musicali carpinesi, la rodianella, la montanara e la viestesana. Va bene chi balla! Si usava anticamente, ripeto, dove si puliva il grano. Vendevo le gazzose alle fiere, il 29 settembre la festa patronale di San Michele Arcangelo e altre feste come la Madonna del Carmine e Sant'Antonio, no? E girando, vendendo queste gazzose, osservavo e sentivo sempre di questi canti che si facevano. Questo passo qua, che io ve l'ho fatto, l'ho detto come si faceva tacchi e punta la tarantella di Monte Sant'Angelo, no? E loro mi hanno imparato questo passo strano, che io non lo vedo in nessun ballo. Niente, io l'ho appreso e basta, insomma, ecco.
tanta carina, ma tutto quel che vola e ce ne vola, ce ne vola e ce ne vai alla carapella. La serenata ci stavano le scontre e ci stavano le contre. C'è la serenata quella d'amore e la serenata quella di scontro. Sì. Che si faceva se... Se ci stavano contrasto fra la donna e l'uomo. Che... Una d'amore com'era? Uno stornello d'amore, diciamo. Bella mummina va anche passo passo, tirate la porta da un picchio bussoise. Trovo la porta aperta e me ne tresco, trovo la seggiovella e mi riposo. Ce ne viene la padrona di sta chiesa, giovanotte che sta facendo con questa roba. Io non sono venuto che voglio la rosa, io sono venuto che voglio questa zitella. Se tu me la dai ti chiami mamma, se no ti chiami cifra dell'impegno. Mentre qualcosa di scontro. E io saputo donna che ti marito, molto lei ha detto buona salute. Una meglio di te me l'hai trovata, non hanno come stai fa usiamo noi. Fa usiamo noi da martellata, mo dai alla gelita tua sacrai. La vita da non vale un turnoise, per quanto ti va che te ne ratta che. Te la metto innanzi la plausa per non fare moschisce a tre. Lo padre che non faceva serenare. Donna che non ha fatto qualche lungo. Tirate la porta non vuoi essere cantata. Ci ha fatto la scoppetta che ti si è muto. La bagna è tette corna di crepe. Il giumbo sotto il nostro di Ceresa. E ti sparo lo quazzo con lo freddo. Che ti sparo? Se puoi te ne vuoi. Qui si chiama... Li scontra, capisci? Niente di serenato questo. La terra andando a 50, chi usava? Perché uomo e donna non abballavano la vita. Hanno creato la terra andando per fare una priezza in terra. Allora, siccome prima non c'era possibilità di incontrarsi uomo e donna, l'occasione per incontrarsi era quella di ballare la tarantella, ecco perché nella tarantella l'uomo è un po' dispettoso, va a pestare il piede, va a alzare la gonna, giusto per... si spinge un po'. Oh no, Salvatore! Si spinge un po'. Ma c'erano anche i balli a sfida, è vero, Salvatore? Si sfidavano pure a ballare, no? E alla tarantella era che ci sfidava, la sfida che aveva più fisica a ballare. Una, due, tre, tre, andare una presso l'altra. Chi è che meneva che vai a tabellare? Quella era la sfida. Quando una donna anziana, grossa, e allora teve una culata con un uomo e l'uomo avanti per ridere. E senti una cosa, ti vuoi fare una cantata? Tu vuoi siete qua. Io stengo qua. Ventana, uccello e rizza, pria sale in coppa e stupolezza, trovo la nanna mia che ne vanno pizzi, che li crema ci bagnava matarezza, e lo matarezza sto di cucina quattro pizzi, bella mia fammi un uoccio, quanta vuoi che stai a te. Il modo di accompagnare questi canti varia da... diciamo da comunità a comunità, oserei dire. La tarantella che si canta a Monte è diversa da quella che si canta a San Giovanni, da quella che si canta a Carpino, da quella che si canta a Cagnano, a Ischitella e via di seguito. Praticamente ci sono degli accompagnamenti in tonalità minore e tonalità maggiore con delle definizioni particolari. Per esempio noi abbiamo a San Giovanni alcuni modi di accompagnare. Voglio fare una carrellata veloce sui modi di accompagnamento. Diciamo a San Giovanni, la montanara, a San Giovanni era in la maggiore, così. Questo è in la maggiore. Poi la cannellese è in la minore, l'accompagnamento è questo. Thank you.
davano una definizione all'accompagnamento secondo, dicevo, come un, è un termine convenzionale, un modo convenzionale per dire suoniamo il la, suoniamo il re, quindi suoniamo il la, suoniamo alla Montanara, suoniamo il re, suoniamo alla Cerignolana, ed è questo. Praticamente queste suonate a San Giovanni avevano questa caratteristica, adesso vi faccio sentire anche il canto, il re maggiore. D'attaccano, io non d'attaccano, io non d'attaccaccia alla palestra, mesi lugiana di Santa Lucia. Santa Lucia, trovai la bella mia alla finestra, lo pulpo la manaia e la feria, e asci la mamma con le braccia aperte. Sotto la finestra, nenni cosa, tutto metto alla finestra, che mi metto a me sulla via, ci segni che li me, tutti tu ci mai capire, se me la morte ci faceva segni di me, e ti va capire così, non che ti va stare unito, se no ti sparevano. Salvatore, vuoi dire quanti anni hai a questi ragazzi? 90 ne dai. Chi teneva la ragazza portava la serenata, qualcuno non la portava, ma quasi tutti portavano la serenata alle ragazze, insomma ci ballava fino alla notte, a mezzanotte. E la destinata, e se di da luce, me la destinata, e il nome di spostenata, l'Ucraina della, vuole dire vuole là. E ci ballavo pure qualche sera con Nenzi, tutti gli amici, 7, 10, 20 compagni, e andavano a casa, che per esempio come la casa mia, e ci divertavamo per la tarantella. L'inverno di più, perché all'estate c'è il lavoro, c'è il lavorare, quando uno fatica, sta stanco del lavoro. Come danza popolare, essendo proprio una danza popolare, una danza di terra, vengono chiamate di solito queste danze, dove non c'è una grande evoluzione, una grande vivacità. Sono piuttosto calme, piuttosto di terra, perché il contadino stanco non ce la faceva poi. Adesso con la spettacolarizzazione che c'è stata, chiaramente c'è stata questa esuberanza in questa danza, ma sono molto, molto calme, molto di terra, molto, molto posate. Questo passo quasi strusciato da terra è poco elevato da terra, perché il contadino stanco non ce la faceva a ballare. Oggi è un po' diverso, perché lo spettacolo vuole che si accentuino alcuni movimenti, alcuni schemi, però diciamo che noi
chi ci tiene a riproporla così come veniva fatta un tempo, ci tiene che sia ancora questa danza vera, questa danza legata alla terra. La tarantella del Gargano è rimasta chiusa fortunatamente nella sua protetta nella sua zona, e questa è una fortuna. Non è stata ancora sdoganata, fortunatamente è ancora circondata da quest'aurea proprio di protezione, e per noi è una fortuna, perché così non può essere snaturata. Resta ancora autentica e resta ancora nelle nostre feste, a contatto con gli anziani, ed è da loro che noi impariamo i passi, impariamo quello che si fa in un posto, quello che non si fa in un altro posto. Un tipo di musica tipica del Gargano, solo del Gargano, solo di questo tipo di tarantella. Il passo è particolare, è magico, è speciale, ne siamo molto innamorati. Prima ce l'avevo tutta a mano, quindi quando lavoro con i mezzi pesanti, mi sento stanco, come può ballare la tarantella? Si ballava, ripeto, nelle feste, nei matrimoni, ripeto, carnevale, qualche serata che ci unevano degli amici da qualche casa. Insieme, la sera durante la festa di Grano, mettevano in comune, ognuno con il proprio dialetto, il proprio canto, e attraverso la tarantella incominciavano a esprimersi, e senza saperlo hanno incominciato a scrivere la storia delle tradizioni popolari. E così si univano anche tra le diverse popolazioni garganiche, che dobbiamo anche dire che, data le grosse distanze tra i diversi paesi, ogni paese è diverso, ha un dialetto diverso, ognuno è racchiuso nel suo circondario, quindi basta tra San Marco, San Giovanni, Rignano, Monte Sant'Angelo, ci sono pochi chilometri tra questi paesi, però ci sono quattro dialetti diversi, quindi ognuno viveva la sua realtà, ma che poi liberava durante queste feste del grano, giù in Capitanata, quando c'era la festa del raccolto, la festa del grano. E noi oggi stiamo rivivendo questo.
lo stesso discorso che facciamo per quanto riguardava l'agricoltura, la mietitura, e lo stesso avveniva durante la transumanza. Monte Sant'Angelo poi era la meta finale di tanti pellegrinaggi, dove molti arrivavano qui e quindi lasciavano anche le loro esperienze, e quindi qui è stato più un punto di raccolta, mentre il nostro era un punto di passaggio. La usanza nostra è questa qua, la tarantella. Poi dopo è uscita la televisione, sono usciti altri mezzi moderni e questa tarantella è stata abbandonata, però noi l'abbiamo sempre tenuta attiva, grazie a me ed altre, e i ricercatori, e i nuovi ricercatori che sono i giovani che sono usciti adesso, che la porteranno in giro per tutta l'Italia e all'estero. Si può fare tra un innamorato e l'innamorato, e si può fare anche tra due amici, femmine e uomini, secondo come si presenta la serata. Prima stavamo tutta la popolazione ballava la tarantella, uomini e femmine, tutti indistintamente. Non balla d'amore, non balla un ragazzo e la ragazza, quindi sempre amore c'erano, perché se non c'era amore non c'era lo ballo. E nell'amore c'è tutto, c'è musica, canto, tarantella, c'è tutto, quando c'è lo bene tra la ragazza e lo ragazzo, e la famiglia. L'amore tra donna e uomo e pure tra gli amici.
va? Cos'è? No, Franco, va! Che cazzo è? Ma dai! Ah, questo è il caffè di ieri!